Salve ragazze, buonasera. E anche ragazzi, ovviamente, non offendetevi, ci mancherebbe. Salve a tutti. Ruga, prendi. Andiamo con i nostri video nuovi interattivi e qui la domanda è davvero bella perché mi è stato scritto di chiedere alle carte. Ma è narcisista o è proprio, non concludo, un buon figlio di... A parte le battute, andiamo a vedere un pochino di cosa stiamo parlando. Facciamo due varianti. Cerchiamo di definire lui prima e poi cosa vi sta facendo passare. E utilizziamo delle carte che non vedete da un po' di tempo. Queste sono bellissime per quanto riguarda il vostro stato d'animo. Però andiamo a vedere un pochino questo tipo, questa tipa chi è. Allora, io direi di cominciare con Treddy. Quindi spostiamo Ruga. Treddy lo mettiamo, no, lì non lo vedete, forse qui lo vedete ugualmente, ma sì, lo vedete così, diciamo in questo modo. Alziamo un pochino il tiro, ok, vedete anche lo spallaccio dell'Invicta sulla sedia. Allora, vediamo un pochino, ma chi è questo? Prendiamo l'oracolo del Danubio, lasciamo questa carta via e vediamo un pochino. Caro Treddy, che ci presenti? Abbiamo un narcisista, abbiamo solo un, diciamo, un tipo poco raccomandabile, un bambino, ovviamente anche al femminile, una bambina, una tipa, una narcisista. Vediamo un pochino chi abbiamo qui. Allora, l'amico di tutte, l'amica di tutti, lo so, suona male. Mi piace divertirmi, se il clima è sereno, non ho impegni e responsabilità, tutto fila liscio. Io cerco di essere un pochino, non dico il clown della serata, ma sono l'animatore della situazione. Mi piace essere osannato, addirittura osannata. Io mi impegno tanto, ecco perché riesco a fare le cose nel migliore dei modi. E sicuramente se una cosa può essere fatta bene, la posso fare solo io. Perché? Perché io posso. Questo è il suo motto, io posso. Ma io vorrei fare un'altra cosa, no? Allora vai da sola. Ma mi avevi promesso che ci saresti stato. Non mi importa, io ho i miei impegni, mica posso stare dietro a te, non mica posso stare sempre a farti da balia, mica ti posso sempre accompagnare. Mica. Amica, senza la famosa alfa privativa, qui solo chi sa cogliere questa battuta non può scrivere nei commenti, altrimenti sorvolate. Allora, praticamente una persona a cui piacciono le situazioni dove non si deve essere responsabilizzati dalla situazione stessa, né si deve dimostrare di avere responsabilità o di poter gestire responsabilità. Quando incontrate un tipo così, dovreste fare quella domanda che si fa ai colloqui, no? Ma lei è in grado di reggere situazioni di stress? Ecco, a questa persona andrebbe chiesto: ma lei poi è in grado di sviluppare un rapporto amoroso con tutte le conseguenze positive, negative, pro e contro? Magari anche avere due gusti differenti e non per forza farli collimare e magari accettarli entrambi questi gusti senza voler cambiare nessuno dei due? È pronto? Parli adesso o taccia per sempre. Il problema è che questa persona all'inizio tace, vi lascia fare perché il clima iniziale è bello, è quello della conoscenza. Il problema è quando le danze si chiudono. Il problema è quando non c'è più la musica, non c'è più la festa, è quando si resta nella quotidianità. Lì arriva il broncio. Io non faccio nulla di più di quello che ti ho già dato. Anzi, le mie eccessive attenzioni all'inizio erano semplicemente un portarmi avanti con il lavoro. Ora tocca a te, sei te che non mi vuoi bene, sei te che non mi cerchi. Bye bye. Io adesso mi siedo, sto fermo, sto ferma, non mi muovo più e aspetto che sia tu a venire da me. Però devi venire da me quando io lo voglio e per come io lo voglio. Ah, hai delle responsabilità e a me non interessa. Io devo essere il centro dei tuoi pensieri. Non ti puoi allontanare da me, non puoi avere altri impegni, non puoi avere delle amicizie, non puoi avere la famiglia. Devi iniziare a lasciare tutto. Salutali, di addio le tue vecchie abitudini. Ora ci sono io nel tuo mondo, io sono il tuo mondo. Che ti metto? Allora, fanciulle, qui abbiamo una persona prettamente sedentaria, pigra, che non fa nessuno sforzo e tantomeno non lo fa per voi. Il problema, tutt'al più, è che all'inizio si entusiasma. Per lui conquistare è far avvicinare la preda. Non fa lo sforzo di andare lì e
catturare la preda. No, lui tesse la tela, lui o lei che dir si voglia. E questa tela è bella, con tutti i riflessi della rugiada, sembra un ricamo lì nel cielo fra due rami. E così la farfalla si avvicina, resta incantata da questo ricamo nel cielo, alla fine rimane imprigionata. E il bello è che è una sorta di anche ammissione di colpa, alla fine quella della farfalla, il dire della farfalla, che in fondo di solito, e poi saprete confermare o smentire, con il senno di poi aveva già fiutato che qualcosa all'inizio non quadrava. Però è bello sentirsi cercati ed è bello sentirsi ricercati, non dalla polizia ovviamente, cioè essere comunque circondati da tantissime attenzioni. Poi, persona che non si sbottona proprio per niente. Anzi, se voi siete per carattere abbastanza chiuse, non andate in tilt a questo personaggio, perché lui ha bisogno di sapere tutto di voi. Qual è il problema? Ecco perché io credo che per questa prima variante un po' di narcisismo magari viene fuori. Poi, ovviamente voi contestualizzate con il vostro caso e raccontate se volete, senza fare nomi e cognomi, la vostra storia nei commenti. Il punto è questo, è che qui quando vi viene chiesto di parlare di voi, e questa è una cosa meravigliosa in un'epoca in cui non ci si sopporta, umanamente si è molto stressati, mentre voi percepite questa cosa come un grande amore e interesse di entrare in empatia, in contatto con la vostra esistenza, per questa persona sono tutti dati utili che voi fornite per permettere a questa persona di tarare un po' il suo personaggio, quello che ha deciso di indossare in questo caso specifico, su di voi. Quindi è facile poi riuscire a colmare proprio i vuoti che vi portate nel cuore con delle attenzioni che vanno proprio a bomba, come si suol dire, mirate verso quei vuoti, proprio per riempirli. Dovete far caso a questo: se questo individuo all'inizio vi ha riempito di attenzioni dove lui parlava poco e voleva tanto che parlaste voi, mentre adesso fa ben poco e tutt'al più si lamenta, ecco, quantomeno un tipo strategico. Infatti, la carta ci parla di instabilità, dove per instabilità, poi alla fine, ecco perché parlavo di ammissione di colpa, riguarda lui e riguarda voi. Però qual è il problema? Voi giustamente diventate instabili dal momento in cui rispondete e reagite alla sua instabilità. Lui vi ha preso. Vi ha sollevato da terra, non che servisse un uomo per sollevarvi da terra, perché magari stavate tanto bene, però il problema è che qualunque sia stato il livello di consapevolezza e serenità nel quale vivevate prima di incontrarlo, lui è arrivato, vi ha raccolto, vi ha portato su, vi ha fatto provare cose meravigliose, magari avete fatto anche parapendio. Questo è un personaggio a cui piacciono fare le cose proprio nel concreto, quindi vi avrà portato a mangiare fuori, al mare, in quella città, fare quell'esperienza particolare, quello sport estremo, avete fatto un tatuaggio insieme, non lo so, una qualsiasi cosa che vi ha legato ed è stato un qualcosa di shock, come direbbe il meme che gira. Vabbè, anche qui chi ha capito può commentare. È stato uno shock per l'appunto, perché? Perché questa persona è entrata a gamba tesa in una quotidianità lineare, stabile, tranquilla e quindi è stato comunque un risveglio improvviso. Cioè, per shock non intendo una cosa per forza brutta, anche una cosa bella, però un qualcosa che è diventato uno spartiacque. Da quel momento in poi, il prima non esisteva più, c'era solo lui. Il problema è che si è, diciamo, disamorato subito. E ora cosa fa? Rigira le vostre parole per ritorcervele contro. Cioè, prima utilizzava le vostre parole per farle tornare a voi sotto forma di attenzioni e dimostrare di essere molto romantico e attento. Adesso che le attenzioni non vuole più darvele, non gli va più, semplicemente. Lui, che tra l'altro era coerente sia quando ve le dava che adesso che non ve le dà queste attenzioni, perché non lo vuole fare più, prima lo voleva fare, ma lo fa a gusto suo, lo fa per suo tornaconto. Quando lui si sente bene, che vuole essere aperto, è aperto. Quando non gli va più, non lo vuole fare. Solo che adesso queste parole, che prima appunto che vi restituiva prima per corteggiarvi, adesso diventano tutte accuse contro di voi, diventano tutte cose che vi vengono rinfacciate. Beh, diciamo che qui siamo finiti nelle mani di un bel rompicapo. Ora, vediamo un pochino il vostro stato d'animo e la situazione com'è. Selezioniamo tre carte. Comunque bravo con le parole, eh?
Che bello quando arrivava con quei regalini pensierini che voi avevate vagamente accennato come cosa che vi interessava e lui il giorno dopo, la mattina, prima di colazione, già li aveva trovati per voi. O magari lei, non possiamo sapere. Comunque, quel coprirvi gli occhi con le mani, una benda e dirvi guarda adesso, questo un giorno sarà tuo. La famosa stanza dei piaceri di Mr. D. Scherzo, voi lo sapete, a me piace scherzare, però credo che in fondo ad alcune di voi questi piccoli riferimenti facciano venire in mente un pochino degli aspetti specifici della relazione vissuta. Allora, cosa abbiamo qui? Tesoro mio, risucchiata nel vortice di questo tipo, qui siamo proprio nel pieno del... Guardate, io la stavo guardando così e già mi prendeva male questa carta, che in realtà il verso giusto è questo. Come potete vedere, una bocca, un volto e guardate questo girare intorno, un volto anche qui. Qui praticamente è un centro nevralgico che vi sta assorbendo, mi fa pensare tanto a Scilla e Cariddi, non ricordo mai se Scilla o Cariddi, cioè quale dei due era il mostro che fuoriusciva dalle acque e poi colpiva i poveri. Compagni di Ulisse e quale invece aprisse la bocca dal centro del mare, ma anche qui saprete sicuramente lasciarmi un commento illuminante e formativo, sicuro, ne sono certa. Ecco, e qui è solo l'inizio, poi arrivano le sirene, tutto quello che ne segue. È un'odissea. Lo so, sembra facile fare questo gioco, questo accostamento, però in realtà è così, qui siete dispersi in pieno mare, il dio del mare ce l'ha con voi, si è arrabbiato, non vi vuole far tornare a casa, non vi vuole restituire la tranquillità. Il mare, le acque sono sempre legate ai sentimenti, piena tormenta, e il timoniere non ce la fa a tenere la barca in posizione corretta. È un tumulto a livello proprio di stomaco, ansia, attacchi di panico, malessere. Un giorno vi sentite in colpa, un giorno lo vorreste mandare a quel paese. Siete certi di una cosa, che da quando l'avete conosciuto la vostra vita è diventata un inferno, ma allo stesso momento non riuscite ad allontanarvi. Sicuramente non è invidiabile e comprensibile, anzi, sarebbe il caso di fare una grande catena energetica di protezione per tutte queste persone che si ritrovano in una condizione del genere, una sorta di alleanza di anime sofferenti per uomini e donne di tal fatta. Perché poi la cosa peggiore è che soffrite il vostro e anche quello che loro non sanno provare, perché poi persona totalmente non empatica, perché qui è solo una questione di calcoli. Io volevo stare con te un tot di tempo, finché ho voluto ti ho dato quello che mi andava, in fondo tu l'hai preso, eri tutta contenta, adesso non mi va più che vuoi da me. Cioè il discorso è questo. Come mai stiamo così? Mamma mia, guardate queste due carte, guardate il bisogno di urlare, sembra appunto un grido muto che non riesce a uscire, un voler prendere le distanze, parare con le mani il proprio corpo e difenderlo da questa persona, ma esserne completamente avvolti, assorbiti da quel qualcosa che dovrebbe proteggere, così si era presentato, ma in realtà ci ha portato via le viscere. Qui credo che qualcuno e qualcuna che ha scelto la prima variante veramente ha vissuto una situazione talmente, sta vivendo una situazione talmente pesante che ha giurato a se stessa mai più una relazione. Cioè non una relazione con uno così, ma è più una relazione se riesco a uscirne viva. Qui abbiamo perso chili, abbiamo perso il sonno, abbiamo perso i capelli, qui non ne abbiamo potuto parlare, abbiamo cominciato un percorso, stiamo cercando di venirne fuori, ma questa persona torna con il suo cucù, cucù, un cavolo, questo suo ripresentarsi. La cosa positiva per questa prima variante è che chi la sta guardando, la scelta di prendere le distanze, questa scelta l'ha fatta. Il problema è che siamo proprio, mi verrebbe da dire, nell'attacco psicotico, ma non che siate psicotici, scusate, psicopatici, vabbè, ma non è quello, è per dire semplicemente l'intensità del malessere che state provando, che all'esterno una persona che non sa penserebbe che il problema sia vostro, cioè il problema è vostro, ma non siete voi che è un altro paio di maniche. Qui quest'uomo deve proprio, questa donna deve sparire non solo dalla vostra vita, ma dovrebbe sparire dalla faccia della terra per la vostra anima. Voi state cercando comunque di risollevarvi.
È dura perché siamo un po', potremmo dire, nella risalita da una caduta che vi ha veramente tenuto a terra per tantissimo tempo. Però vi posso dire una cosa, anche se non vedete ancora la luce, come si suol dire, recupererete, ce la farete a recuperare la vostra pace interiore, ma non solo, anche una connessione profonda e serena con il tutto, il che vuol dire che non è vero che la vita finisce, che non ci saranno altre storie, arriveranno, ma questa volta le storie che arriveranno innanzitutto saranno storie vissute con gli occhi chiusi, ecco. Perché con gli occhi chiusi? La lezione che avete imparato è andare al di là delle apparenze. Ma al di là delle apparenze, nelle gestualità compiute, in che senso? Le apparenze, semplicemente vedete una persona da lontano, la conoscete un pochino superficialmente e traete delle conclusioni su questa persona. Poi agisce e cambiate idea. No, adesso voi andate ancora uno step oltre. Voi giudicherete la persona, i suoi gesti dopo un tot di tempo, cioè dai frutti, non dal gesto, perché parliamoci chiaro. Quando un gesto arriva, noi pensiamo che quello sia il frutto di chissà quale grande pensiero c'è dietro. Allora il gesto è bello e noi diciamo no, vabbè, ma la pianta che l'ha prodotto deve essere per forza una pianta radicata, bellissima, solida, stabile. No, voi avete imparato una cosa. Il gesto non è più il frutto, il gesto diventa la pianta. Io la pianta non la giudico dall'apparenza, come quel famoso fico che frutti non ne dava e che fu maledetto da quel tale. Per tutela privacy, non faremo i nomi di questi supereroi, ma voi sono certa che saprete ricollegare il mio dire. E qui aspettiamo prima che questo albero dia i frutti che ne seguono. Cioè, quale sarà il futuro tra 1 mese e 2 mesi? Questo gesto di oggi cosa porterà poi e quali conseguenze darà? Tu come ti comporterai? Continuerai? Smetterai? Finirai? Che cos'è questo tuo grande amore in questo momento? Quindi questa potrebbe essere forse la considerazione più importante, la lezione preziosa che state immagazzinando da un'esperienza in questo caso terribile. Perché forse qui, per chi ha scelto la prima variante, siamo veramente al primo approccio con un narcisista. Che vuol dire che il mondo è pieno di narcisisti? Beh, io credo che il mondo sia pieno di patologici, perché in fondo siamo tutti un po' patologici, però ci sono patologie e patologie. Ecco, diciamo che questa persona non aveva mai, 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 mai sperimentato un sentimento per un narcisista. Ne aveva sentito parlare, ma non aveva mai sperimentato un sentimento. Invece ci sono altre tra di voi, altri che sono i coraggiosi, quelli che vogliono la seconda prova per proprio uscirne sbattendoci il muso, che dopo il primo hanno trovato anche il secondo, poi al terzo erano già più preparati, al quarto hanno deciso ora lo faccio io il narcisista. Scherzo, ovviamente. Ma se non scherziamo un po', qui diventa tutto molto pesante, perché io voglio giocare con questa stesura non nel fare la stesura, ma nel utilizzare parole anche un po' così di bassa statura, solamente per farvi sorridere. Vediamo la seconda variante. E poi aspetto i vostri commenti graditissimi. Vi faccio vedere, mi hanno detto che il sorriso di Ruga fa bene all'animo. Ecco, inquadriamo Ruga, che sicuramente è più espressiva di Treddy. Però vi posso dire una cosa, Treddy è molto saggio, si lascia attraversare da tutto e non trattiene nulla, neppure la rabbia, per fortuna. Detto ciò, torniamo a Ruga. Che ci dici Ruga? Ma chi è questa della nostra seconda variante? Con chi abbiamo a che fare? Narcisista? Poi qualcuno mi dirà, ma il mio non era narcisista, era un border, ma non era un border, era un arciborder. Ma vabbè, quello che vi pare. Però non andiamo sul narcisista perché la domanda è questa. Vediamo un po'. Seconda variante. Opla. Fortuna. Fortuna, scusatemi. Stavano telefonando. Ogni tanto c'è un intoppo. Stavo dicendo, seconda variante, cornucopia, abbondanza da qui al futuro. Se non avete vinto la lotteria, siete stati fortunati con questo incontro? È quello che avete pensato, che state pensando tuttora? C'è tanto, tanto, tanto da dare e da ricevere. O siamo all'inizio della relazione nel pieno love bombing, oppure non è love bombing, vediamo cos'è.
Fatto sta che qui è una bella situazione ricca, interessante, curiosa, che incuriosisce e sicuramente è anche una storia molto pompata all'esterno. Cioè, questa persona, uomo o donna, vuole proprio farvi vedere, far vedere voi, lui, voi assieme. Quindi qui abbiamo proprio iniziato con la vacanza che non potete fare, no, però magari un'altra cosa fatta insieme, subito 1000 foto sui social, subito ti presento i miei, e se non li puoi incontrare te li faccio vedere su Zoom. Comunque sia, qui c'è stato sicuramente all'inizio della relazione un susseguirsi di fuochi d'artificio, però ricordate che tolto lo scintillio, un fuoco d'artificio. Love bombing è una bomba, cioè le conseguenze sono sempre quelle di un pallone di Maradona, per capirci. Signorina, cara signorina o signorino che tu sia, sei molto felice in questo momento della tua vita, quindi siamo sicuramente all'inizio. Vediamo se questo ragazzo, che un po' ti lascia pensare, è veramente innamorato o perso, o se nasconde anche lui un segreto oscuro. Perché? Perché chi ha scelto la seconda variante è proprio in dubbio, perché conosce poco questa persona e sta valutando il modo in cui è stata avvicinata. E questa persona è arrivata, come abbiamo detto, con i fari puntati su lei. Con questi fuochi d'artificio, i fiori, questa bella cornucopia, mazzo di rose solo perché ti ho conosciuto, te ne regalo 99 il primo giorno e poi ogni giorno della vita 99 più 1, 2, 3, 4. Cioè ti regalerò anche i vasi perché poi giustamente dove ne metti tutte queste rose? Però ricordatevi, partiamo da 99 rose, non so quante spine si portano appresso. Un personaggio che vi ha studiato da lontano. Questo personaggio, e poi fatemi sapere, potrebbe anche avervi distolto dall'attenzione che stavate dando a un'altra persona. Ora, se questo tipo vi ha fatto chiudere la relazione storica, quella con l'uomo che dovevate sposare, quella con il marito, e poi ci sono i figli, quello che vi ha distratto dalla quotidianità, state attenti perché questo è un altro che sta studiando da lontano come comportarsi. Quindi, già imparato tutto di voi. Qui siamo forse messi anche peggio della situazione di prima, della prima variante. Perché qui magari la bomba non è scoppiata, adesso ci sono ancora i colori. Però questo altro che strategia, questo se la stava già preparando la situazione. Vediamo a cosa andiamo incontro. Allora, beh, qui possiamo dire che la seconda variante ci dà, diciamo, una sorta di riassunto iniziale della puntata. Ci sono tutte le premesse che possono portare a una relazione con un narcisista, però va detto anche che effettivamente non abbiamo alcun elemento per dire se effettivamente si è comportato così, perché siamo nella fase del mi dà tutto, mi fa sentire amata, mi fa sentire una regina. L'unica carta che ci fa riflettere un po' è questa qui, perché parla comunque di questa persona che vi sta osservando, sta studiando un po' la situazione e si parla di gelosia. Da un lato potrebbe essere una cosa interessante, voi dite, vabbè, ma lui era geloso del mio compagno, della mia compagna, è normale, è bellissimo, vuol dire che è innamorato. Bisogna capire se lui era geloso di uno di voi, è voglioso di mettersi al posto del vostro partner, o se era geloso della vostra armonia con un altro paio di maniche, perché poi il narcisista non è che non sa che cosa vuol dire avere una relazione, è che lui non la sa portare avanti e poi cosa va a rovinare la vita delle persone che stanno bene. A volte sembra proprio cattiveria. Trovate la ragazza brava, il ragazzo bravo che ha la testa sulle spalle, vuole prendere una laurea. Scherzo, citiamo anche Totò. In realtà trova la persona risoluta e realizzata che ha fatto tanto per tirarsi su, magari da una chiusura brutta, che ha avuto problemi di lavoro, ma ha fatto tanto per comunque per poter guadagnare e vivere onestamente. Cioè, la persona che si è risolta da sola, fatta da sola, e lui che fa? Va a dare fastidio solo per dimostrargli che la felicità non esiste perché lui non la conosce e per farlo soffrire. Allora, qual è uno degli obiettivi indiretti che più di qualsiasi altro motiva il narcisista? Il narcisista non si metterà mai in dubbio e poiché il narcisista soffre, per lui la sofferenza è una condizione di tutti, non la sua. Quindi uno non deve fare niente per superarla perché non dipende da lui e si giustifica.
Due, non può essere uno sfigato, quindi lui sì, gli altri no. Allora vuol dire che è una condizione universale. Se vede la persona che nonostante tutti i suoi guai sorride, è disponibile, se ha uno per sé lo divide con un altro, se non ha niente se lo procura lo divide con un altro, che si toglie il pane di bocca per un'altra persona. Lui che fa? Dice no, qua c'è qualcosa che non quadra. Allora questa persona gli dobbiamo far vedere com'è la realtà. Entriamo nella sua vita, roviniamogliela, facciamo soffrire, gli facciamo capire che la felicità non esiste. State attenti, questo è uno dei rischi. Ora, poiché qui siamo a inizio relazione, o meglio ancora nella fase stabile, dobbiamo cercare di capire quali conseguenze emotive, empatiche, potrà causare in voi questa frequentazione, per avere qualche elemento in più per inquadrare il tipo. Vediamo cosa viene fuori per questo piacevole uomo nascosto dietro l'albero. Vediamo un pochino. Il guardone stalker. One, two, three. Three, three. Partiamo dal three. Dal tre. Allora, ragazze, qui ripeto, voi siete innamorate perse. Proprio sprizzate gioia da tutti i pori. Io vi auguro una grande storia d'amore. Siete solari, siete felici. Quello che mancava era proprio l'altra metà, era trovare il compagno giusto. E ora voi che ascoltate questa variante, sicuramente mi direte e mi vorreste dire: no, no, stai sbagliando tutto. Sì, è vero, quello che dici per il più, ma non per lui, non per lei. Io spero che sia così. Sicuramente ora il vostro stato d'animo è sereno, appagato, siete contente, vi state dedicando maggiore attenzione. Siamo nel momento proprio quello di pace con se stesse. Ora, la cosa utile sarebbe riconoscere che questo stato d'animo voi lo potreste avere sempre se solo dedicaste a voi l'attenzione che vi state dando adesso. Lui può aver rappresentato sicuramente una motivazione per farlo. Ora, il passo in avanti sarebbe capire che la vera motivazione dovremmo essere noi per noi stessi. Quello che state mostrando e quello che sta fiorendo da voi non è arrivato all'improvviso, né nessuno l'ha piantumato in voi, era già dentro di voi, semi, risorse che voi non mettevate semplicemente in luce né in atto. Lui è arrivato con i riflettori, vi ha talmente inondato di luce che a un certo punto vi ha fatto dire: tanto oramai sei esposta, esponiti. Quindi, nel mentre nessuno apparentemente vi notava, ma in realtà magari non vedeva queste risorse solo perché voi le tenevate sotto chiave, la fortuna di questo tipo che vi ha sedotto è che, essendo arrivato lui con tutta la troupe che si porta sempre dietro, e quindi con tutto il set, quello con i riflettori per l'appunto, perché l'avrà comprato sicuramente su Amazon, di quelli fantastici con tutti i faretti, cosa fa? Vi ha talmente dato luce che senza volerlo vi ha spinto a tirar fuori qualcosa di buono. La fortuna dei narcisisti è che quando arrivano riescono a sollevare l'animo delle persone che incontrano talmente tanto che, se qualcuno di voi è fortunato o fortunata e si ferma lì, cambia la vita in positivo. Allora lì altro che emancipazione e vendetta su tutta la categoria narcisista. Perché se voi poi non vi fate buttare giù e rimanete, perché riuscite a gestire all'altezza a cui riesce a sollevarvi, ma voi avete svoltato, perché il narcisista diventa il miglior trampolino di lancio per un'ascesa materiale e di coscienza, un salto di qualità. E questo lo dico a chi riesce a virare al primo sbarellamento del narcisista. Date l'impressione di disperare? Forse all'inizio si dispera veramente sempre, quindi non c'è nessuno che può scampare dalla disperazione perché ci si sente orfani. Perché il bello del narcisista è lui arriva e ti fa sentire figlio, figlia, amata a quel livello. Poi la passione, che poi magari la passione a letto non è neanche un granché, ma è quell'altro amore che aggancia. Quindi quando scompare e vi punisce sembra proprio una cattiveria. Sto silenzio punitivo del padre e della madre arrabbiata che lascia il figlio o la figlia orfana. Ecco, se voi riuscite a risorgere a questo primo attacco, e in realtà lui da voi, quello che lui ha vissuto da piccolo, se riuscite a fare questo scarto a livello interiore, e poi non scendete i gradini verso i quali vi vuole spingere e buttare, ne prendete le distanze, diventate bonariamente refrattari. Voi, a parte che lo avete colpito a morte,
non è che vi dico di farlo, ma lo avete distrutto perché avete fatto saltare tutto il piano, perché in realtà la realizzazione, il compimento del piano di un narcisista non è mai la prima fase, è quella che segue negli anni. Però voi riuscite a rimanere a quel livello e quella è una grande fortuna, vuol dire prendere l'onda giusta con il surf e riuscire a cavalcare l'onda migliore. Quindi ragazze, qui vi posso dire che è una fase di grande passione, partecipazione, condivisione, vi sentirete abbandonati. Dicevamo, quella radicale sensazione e radicata sensazione di essere orfani di qualcosa la cui presenza e vicinanza giustifica il nostro esserci, invece no, noi ci siamo e basta. Ed essendo il centro della nostra circonferenza, nessuno può collocarci correttamente rispetto alla vita, se non noi semplicemente vivendo. Qui abbiamo un cane, bellissimo, un cane che forse aspetterebbe il padrone, anche se il padrone lo ha maltrattato. In questa stagione fredda, con questo vento contrario anche alla direzione in cui il cane guarda, questo essersi all'improvviso spogliato di tutti quei fiori, la vostra anima nuda, spoglia di tutti quei fiori, da una primavera a un autunno, da un sole al freddo, dalla bellezza di un panorama invitante alla paura che può risvegliare un bosco di sera quando inizia a farsi notte, dove ogni rumore fa pensare ad un mostro, a qualcosa di spaventoso. Invece, nel bosco di notte sono tutti gli animaletti che finalmente, quelli più indifesi, non tutti indifesi, però la maggior parte vanno a caccia, degli altri ancora più indifesi, però riescono finalmente a venire fuori dalle loro tane. Qui, sinceramente, vi posso dire che chi ha scelto la seconda variante ha una doppia fortuna. Uno, ancora non è stata questa persona che ha scelto travolta dalla piena, dallo tsunami del narcisista. Due, per una qualche buona stella o per il lavoro fatto, per le sofferenze già superate, voi vi volete bene. Voi nel profondo vi volete bene e anche quando ci sono le difficoltà, sì, accusate il colpo come l'animale ferito, andate in letargo, vi nascondete e recuperate, ma voi avete la base solida, le radici, quindi vi possono piegare, spezzare, ma tanto alla fine risorgete da voi stessi. L'importante è che solo un pezzetto delle vostre radici continui a rimanere saldo a terra. Questa persona è nella vostra vita, passerà come passa un uragano, lascerà rovine. È vero, però spazzerà via anche tante cose inutili, perché mettendovi a nudo vi mostrerà comunque l'essenza del vostro essere. Vi porterà a fare pace con voi stessi non solo, ma voi addirittura farete pace anche con lui, cioè ne prenderete le distanze laddove la vita vi porterà a doverlo fare. Cercherete di mantenere l'amicizia, semmai questo qualcosa può essere comunque portato avanti e perseguito. La prima conciliazione avverrà tra le vostre due voci, quella che fa le domande e quella che dà le risposte, quella che tira su e quella che vi abbatte. Qui guarderete in faccia, nella solitudine estrema in cui vi troverete, l'altra parte di voi, perché sarà la prima e vera compagnia che riconoscerete in una terra desolata. Voi, per fortuna orgogliosi, non cercherete questa persona, ma accoglierete il colpo, il contraccolpo e la sofferenza da soli. E da quel malessere, piano piano, verrete fuori più forti di prima. Sarà una convalescenza dura, perché non vuol dire che qui leviterete. Non ci siamo ancora dentro, ma avete la forza per farcela. E riprenderete comunque da dove avevate lasciato. La cosa bella di questa seconda variante è che quando recupererete la vostra indipendenza, esterna ed interna, non è che da quel punto in poi cambierete qualcosa proponendovi chissà quali nuovi obiettivi alti, consapevoli, spirituali. No, voi riprenderete dal punto dove avevate lasciato. Perché? Perché avevate già delle progettualità importanti, avete capito che questa esperienza era semplicemente un'esperienza di passaggio e non lasciate nel dimenticatoio quello che avete cominciato. Lo recuperate e lo sviluppate fino a portarlo a compimento.
Quindi, per questa seconda variante vi posso dire che siete ancora nella fase in cui potete gestire la cosa, ma non pensando di cambiare lui, ci mancherebbe, ma semplicemente cercando di capire come ottimizzarne, diciamo, l'energia. Ecco, se il nostro narcisista, lo si potesse paragonare al fuoco, voi ora potete decidere se quel fuoco deve bruciare il bosco o deve essere magari contenuto in una lanterna per fare luce. Sta a voi. Certo, è ovvio, le attenzioni che vi sta dando sono belle. Potete anche scegliere questo, cercare di arrivare fino al limite accettabile dei suoi comportamenti, quelli che vi fanno stare bene. Però mettetevelo un paracadute, perché lui vi sta portando in alto, ma a un certo punto vi spingerà di sotto. Perché se sulla torre o sull'aereo, su quello che vi pare, ci fosse il narcisista e il suo partner e venisse chiesto al narcisista: puoi salvare solo una persona, chi salvi? Ovviamente il narcisista vi spingerebbe di sotto, dicendovi però di amarvi tanto.